Iniziamo così, come a novembre, in occasione della prima ed unica grande manifestazione sino a ieri contro la paventata soppressione del Tribunale di Castrovillari. Ora che la revisione della geografia giudiziaria voluta dal governo Berlusconi e attuata dal governo Monti sta per arrivare in porto, sale la preoccupazione che il territorio del Nord Calabria, dal Pollino all'Alto Ionio, possa rimanere privo del suo fondamentale presidio di giustizia. Così, riuniti dal Consiglio Comunale di Castrovillari e dal sindaco della città capofila, Domenico Lopolito, domenica pomeriggio si sono ritrovati tutti insieme la maggior parte dei primi cittadini dei 39 comuni facenti parte della circoscrizione giudiziaria, insieme con il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, i parlamentari calabresi nazionali, Franco Laratta e Cesare Marini, e il consigliere regionale Gianluca Gallo. Con loro ovviamente il presidente dell'Ordine degli Avvocati Roberto Laghi, quello dei commercialisti Vincenzo De Franco e il presidente del comitato costituito per perorare la causa della sopravvivenza del Tribunale, Domenico Pappaterra. Una discussione ampia e articolata durante la quale sono stati numerosi gli interventi, alcuni diretti, altri di facciata, altri propositivi, tutti comunque volti a ribadire il no alla chiusura di un tribunale con un organico di 20 magistrati che ha avuto tra il 2004 e il 2008 una produttività nel campo penale tale da farlo considerare il primo tribunale d'Italia, secondo a livello nazionale nel campo del lavoro civile. Un tribunale che è situato in una terra di confine di 'Ndrangheta, in una terra in cui vivono numerose minoranze etniche, in una terra in cui lo Stato non può simbolicamente dire, chiudendolo, che qui lo Stato non c'è. Un tribunale che opera in un territorio che ha delle specificità, quelle che il Comitato ha spiegato bene alla Commissione che ha preliminarmente studiato la situazione. Quelle specificità, che sono anche del Tribunale stesso, che fino a qualche giorno fa hanno fatto dormire sonni tranquilli ai più, ritenendo che il Tribunale di Castrovillari fosse salvo e che poi invece le solite pressioni politiche di chi conta di più hanno rimesso in discussione. Ecco allora che la politica, insieme con gli operatori della giustizia, le istituzioni, i sindacati, ha ripreso in mano la situazione ed ha gridato con forza che uno scippo del genere non sarà accettato questa volta e che se sarà necessario si faranno azioni eclatanti. Un buon passo in avanti per non subire più ingiustizie, a cominciare dalla paventata chiusura, a quelle che tutto ciò comporterebbe per i cittadini. E a suonare la sveglia, oltre al presidente del Consiglio Comunale Piero Vico, che teneva il tempo agli intervenuti, ci ha pensato ancora una volta l'avvocato Alfredo Ceccherini, membro del Coordinamento Nazionale dei Fori Minori, che ha ricordato che la legge delega sulla revisione della geografia giudiziaria è stata voluta da tutti. Ora bando alle ipocrisie quindi e si operi in base a criteri realmente obiettivi. E avete imposto a Nitto Palma anche che fossero soppresse delle procure, anche laddove non si sopprimevano i tribunali. E questa legge è stata voluta dall'UDC ed è stata voluta in prima persona dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, onorevole Vietti. E questa legge è stata voluta soprattutto dal Presidente della Repubblica, che intervenendo al CSM si è fatto garante di dibattere i localismi e si è posto a fianco della revisione drastica, il Presidente della Repubblica a cui qualcuno di voi si rivolge. È stata voluta da tutte queste persone. Ora mi fanno ridere, Presidente Oliverio, e ti devo ringraziare per il tuo intervento di stasera, per il tuo intervento di l'altra sera e per il tuo intervento al Consiglio Comunale di Rossano, a quello squallido Consiglio Comunale di Rossano. Sei stato l'unico che ha posto l'accento e ha fatto politica. Ed allora che cosa voglio dire? Basta con l'ipocrisia. Ora non ci possiamo più piangere addosso. Dove eravate? Dove erano quelli? Io leggo tutti i giorni internet e mi arrivano comunicati del mio presidente Walter Pompeo, di deputati e senatori del PDL, dell'UDC, che fanno ora di che salviamo questo, salviamo quello.